Ho sentito affermare che nel Nuovo Testamento, precisamente nell'Epistola di Giacomo, il redattore biblico ha fatto una citazione dell'Antico Testamento che in realtà non esiste. Stiamo parlando di Giacomo 4 al verso 5. Nell'affrontare il passaggio, lo scettico Albert Barnes ha scritto nel suo commento: «Pochi passaggi del Nuovo Testamento hanno dato agli espositori più perplessità di questa». Coloro che sono ostili al cristianesimo spesso cercano di trovare qualsiasi cosa per screditare la Bibbia. Ve lo dico anche con una certa esperienza sulle spalle perché io ero uno di questi. La più piccola discrepanza o contraddizione è considerata una solida prova che la Bibbia è imprecisa e quindi inaffidabile. Il passaggio di Giacomo 4:5 è uno di questi casi in cui scettici e non credenti hanno preso un versetto cercando di usarlo per screditare la Bibbia. Oggi cercheremo di arrivare a capo della questione e scopriremo che non è poi così complicato. Abbiate ancora qualche istante di pazienza perché ne parleremo fra poco. Vediamo innanzitutto cosa dice il passaggio nel suo contesto nella versione Nuova Riveduta. O gente adultera, non sapete che l'amicizia nel mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Adesso vediamo come traduce la versione Diodati. Adulteri e adultere, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro a Dio? Colui adunque che vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate voi che la scrittura dica invano: lo spirito che abita in voi appetisce ad invidia, ma egli dà vie maggior grazia. Perciò dice: e Dio resiste a superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi adunque a Dio, contrastate al diavolo ed egli fuggirà da voi. Nuova Riveduta e Diodati separano il verso 5 in due sezioni. La prima introduce una presunta citazione con la frase: la scrittura dichiari, dica, e richiama l'attenzione sulla seconda sezione, che sembra evidenziare la citazione o tramite virgolette o mettendo i due punti prima della presunta citazione. Secondo coloro che tentano di screditare la Bibbia, questo versetto dimostra che la Bibbia è falsa, poiché la presunta citazione non si trova da nessuna parte nella scrittura. Se fosse vero che c'è una citazione mancante nella Bibbia, allora alcuni percepirebbero questo come una messa in dubbio della validità del libro di Giacomo. Se la Bibbia viene legittimamente messa in discussione, le fondamenta del cristianesimo crollano immediatamente. Tuttavia, a tali accuse mosse contro la parola di Dio è necessario rispondere. Con uno studio attento, si scopre che la controversia può essere spiegata in modo abbastanza semplice. Quando il commento di Giacomo è considerato nel suo contesto e tradotto correttamente, diventa evidente che non intendeva che la seconda metà del verso fosse presa come una citazione diretta dall'Antico Testamento. Le traduzioni fornite dalla Nuova Riveduta, Diodati e altre che rendono il versetto una citazione non sono corrette. È importante rendersi conto che i manoscritti con cui lavorano i traduttori ufficiali contengono poca se non nessuna punteggiatura. Pertanto i traduttori devono esercitare una certa discrezionalità quando implementano i segni di punteggiatura nel testo da loro tradotto. Tale suggerimento solleva la domanda su quale sia la traduzione corretta per il passaggio.
sono state presentate diverse soluzioni, la più probabile delle quali è che Giacomo non intendesse citare un versetto specifico, ma che si riferisse invece a idee e concetti spalmati un po' dappertutto nell'Antico Testamento, cioè non si tratterebbe di una citazione letterale, che effettivamente non è, ma di un'allusione a più concetti dell'Antico Testamento che Giacomo è stato in grado di sintetizzare in modo molto sapiente, quindi divinamente ispirato, in pochissime parole. Quanto dice Giacomo non è mai stato verificato come una citazione. Niente di simile è stato trovato in nessuno scritto dell'Antico Testamento, come tutti gli studiosi ammettono. L'ormai scomparso studioso della Bibbia, Woods, sostenne l'idea che il riferimento di Giacomo fosse non a una citazione specifica, ma piuttosto a un concetto generale all'interno degli scritti dell'Antico Testamento. Ha citato Genesi 6, Esodo 29, Deuteronomio 32, Giobbe 5, Ecclesiaste 4 e Proverbi 27, come brani in cui viene trasmesso il pensiero che sta dietro a Giacomo 4:5. Diversi commentatori ritengono che l'affermazione di Giacomo rappresenti una condensazione dell'Antico Testamento piuttosto che una citazione esatta, una posizione che si adatta bene al contesto del versetto e che risolve il problema della citazione mancante. James Kaufman ha offerto un'altra possibilità sulla stessa linea. Ha suggerito che il versetto si riferisca agli scritti del Nuovo Testamento, in particolare a quelli di Paolo, invece che a quelli dell'Antico Testamento. Tuttavia, sembra altamente improbabile che, come sostenne Kaufman, il commento di Giacomo si riferisca alle epistole paoline, poiché alcuni libri del Nuovo Testamento sono stati citati solo due volte nel Nuovo Testamento, una volta in 1 Timoteo 5:18, dove Paolo cita le parole di Cristo, come descritte da Luca in Luca 10:7, e una volta dove in 2 Pietro 3:15-16, dove l'Apostolo Pietro appunto cita nel suo insieme gli scritti di Paolo. Il resto delle citazioni del Nuovo Testamento proviene dall'Antico, ad eccezione di citazioni extrabibliche a un poeta ateniese in Atti 17:28, al profeta Epimenide di Creta in Tito 1:12, in Efesini 5:14 forse a un inno o poema ora perduto. Per non parlare di alcune tradizioni giudaiche in Giuda, dove l'arcangelo Michele e il diavolo si contesero il corpo di Mosè, dove non c'è la minima allusione nell'Antico Testamento a un evento simile, o a una profezia pronunciata dal patriarca prediluviano Enoch, che poi trovò un riscontro scritto nella letteratura apocrifa che porta il suo nome, Libro di Enoch. Quindi, che si tratti di un riferimento a concetti dell'Antico o del Nuovo Testamento, la Nuova Riveduta e Diodati hanno entrambi svolto un lavoro inadeguato nel tradurre il versetto. Purtroppo non abbiamo, almeno che io sappia riguardo a questo versetto, traduzioni italiane fedeli al testo in lingua originale. Forse la Luzzi Riveduta, ma possiamo trovare una traduzione molto vicina al vero significato, come affermò il grecista J.W. Roberts, dell'American Standard Version. Vi metto in evidenza il testo in inglese, che in italiano si traduce: adultere, non sapete che l'amicizia nel mondo è inimicizia con Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si fa nemico di Dio. O pensate che la scrittura parli invano? Lo spirito che ha fatto abitare in noi desidera invidiare, ma dà più grazia. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Siate dunque soggetti a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Hugo McCord, nella sua traduzione indipendente del Nuovo Testamento, ha reso Giacomo 4 simile e molto simile dell'America Standard Version, ma con un leggero aggiornamento del linguaggio. La sua traduzione dice: pensi che la scrittura parli a vuoto? Lo spirito che vive in noi desidera invidiare? Indipendentemente dalla versione utilizzata, sembra che Giacomo non intendesse che questo versetto fosse preso come una citazione. La risposta più probabile è che Giacomo si riferisse effettivamente a idee e pensieri espressi in tutto l'Antico Testamento e inglobati insieme in un'unica sintesi, piuttosto che citare un versetto specifico che di fatto non esiste. Bene, termina qui il nostro studio e vi ringrazio sempre per avermi tenuto compagnia anche oggi.
Quanti di voi volessero approfondire l'argomento troveranno in descrizione alcuni riferimenti bibliografici utili. Se il video vi è piaciuto, condividetelo nei vostri canali sociali e se è la prima volta che vi trovate qui, iscrivetevi, in modo che dalle prossime volte potete interagire direttamente con me nelle live chat delle premiere. Al prossimo video, Shalom!